Cittadini. Un saluto a voi, alle autorità civili e militari presenti. È sempre emozionante, oltre che impegnativo, pronunciare il mio saluto in una giornata importante come oggi. Il 2 giugno del 1946 i cittadini e le cittadine, per la prima volta ricordiamo anche le donne, andarono alle urne, poterono liberamente votare. Dopo gli anni difficili e dolorosi delle libertà e delle dignità negate, e scelsero la Repubblica come forma istituzionale del nostro Paese, eleggendo altresì l'Assemblea Costituente chiamata a scrivere il testo della legge fondamentale dello Stato, la Costituzione. Di ogni evento che ha segnato la nostra storia politica, istituzionale e culturale, credo si debba celebrare il senso e il significato in una dimensione di profondo rispetto per il passato e per chi ha reso possibile quel traguardo di libertà, con un'attenzione e una sensibilità che sappia parlare al presente e al futuro. Le conquiste che la nostra Costituzione contiene e sancisce appaiono oggi scontate e definitive, ma purtroppo non lo sono, e le cronache quotidiane ce lo confermano tristemente. Non si può pensare che bastino questi momenti celebrativi per riaffermare il senso civico, la responsabilità collettiva, il dovere di cittadini e di rispetto umano. Ma certamente queste feste sono occasioni preziose di ritrovo e di riflessione dalle quali, questo lo auguro a me stessa e a voi, possono magari nascere gesti concreti di solidarietà e di coesione e crescita sociale. Come ho accennato, c'è un sentimento molto importante sul quale vorrei soffermarmi, quello della memoria. Un sentimento tanto impegnativo quanto complesso, ma soprattutto, mi permetto di aggiungere, faticoso e fragile. Faticoso perché richiede che si vada alle origini, che si guardi al passato con la voglia e la curiosità di conoscere cosa è successo per comprendere davvero il significato delle feste come quella di oggi. Aggiungo che la memoria è fragile perché basta essere distratti, non avere tempo o voglia per perdere il senso del passato e con esso anche la nostra identità. Partiamo dunque da un punto fondamentale, la nostra Costituzione. Rileggiamola con calma, con attenzione. Facciamo che esista un dialogo tra le generazioni, tra chi ha vissuto quegli anni difficili e chi ora ha il dovere di difenderne i risultati. Ciò rappresenterebbe un ottimo strumento di crescita e di confronto umano. Le vite vere, vissute, in difesa di valori alti e importanti, sono forse il miglior insegnamento, ad esempio, per i più giovani. Rivolgiamo dunque un pensiero ai nostri padri costituenti, che si trovarono, dopo le tragedie della guerra,
a dover individuare quali principi fossero assolutamente fondamentali e imprescindibili per la Repubblica. Ragionarono a lungo, prendendo come riferimento la persona, il cittadino, il lavoratore. Ci hanno regalato un documento straordinario, da più punti di vista, che per sopravvivere al tempo deve essere mantenuto vivo. La delusione e la difficoltà di questi anni a volte sembrano indebolire quei principi che purtroppo non trovano corrispondenza nella vita reale, concreta. Il lavoro, diritto costituzionalmente garantito, eppure molti non lo hanno o lo hanno perso. L'istruzione, un altro diritto fortemente riconosciuto e che tutti non possono permettersi. Potrei andare avanti, ovviamente, e troveremo certamente un divario, spesso doloroso, tra la previsione normativa e la realtà quotidiana del nostro tempo. Eppure, questo non giustifica la rinuncia o la rassegnazione. Dobbiamo avere fiducia, un altro sentimento, oltre a quello della memoria, che vorrei sottolineare e difendere. Mi piace pensare che questi due sentimenti riempiranno questa giornata e quelle a venire. Questa sera, per la prima volta, vediamo la banda cittadina accompagnare un coro di ragazzi durante questa celebrazione. Ho chiesto e voluto che ciò avvenisse nella speranza che attraverso anche questi piccoli gesti concreti, nelle nuove generazioni si sviluppi il senso di appartenenza a una comunità ed estensivamente ad una nazione. Un grazie di cuore quindi a coloro che si sono adoperati alla realizzazione di questo desiderio. Permettetemi anche un piccolo pensiero a due nostri italiani che in questo momento non sono in Italia con noi e che presto spero possano ritornare alle proprie famiglie. Mi riferisco ai Marò che sono ancora in difficoltà in terra straniera. E per concludere, l'ho citato anche l'anno scorso, ma la sua valenza è così importante e pregnante che trovo doveroso ripetere le sue parole. La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Pietro Calamandrei. Viva la Costituzione, viva la Repubblica, viva l'Italia. Questa serata di festa, festa della Repubblica 2 giugno 2015, una festa che anche quest'anno abbiamo la fortuna di poter vivere insieme in questa splendida piazza Matteotti che abbiamo sempre definito il salotto buono di Gavirate, è una serata perfetta, nonostante stamattina ci fosse qualche dubbio, ma era tutto organizzato, quindi siamo riusciti anche questa sera a essere qui insieme. Si apre adesso la parte ufficiale del concerto che la banda cittadina ci propone e anche questa è ormai una tradizione. Si apre con La Fedelissima, la marcia d'ordinanza dell'Arma dei Carabinieri, che è stata composta nel 1929 dal maestro Luigi Cirenei. Ricordiamo anche che l'anno scorso l'Arma dei Carabinieri ha appena festeggiato i 200 anni della sua storia. Quindi ascoltiamo La Fedelissima. Thank you.
era fedelissima alla marcia d'ordinanza dei carabinieri nell'esecuzione della banda cittadina diretta dal maestro Maurizio Zocchi, a cui farei un applauso da adesso, subito, così non ce ne dimentichiamo. Serata di 2 giugno 2015, e prima
Applauso meritato a loro. Prima di chiudere, sono d'obbligo i ringraziamenti. Un ringraziamento a nome dell'amministrazione comunale a tutti voi che siete qui questa sera presenti a solennizzare questa festa della Repubblica 2015. Ringraziamo anche i ragazzi del coro, a cui va un applauso per averci. Sono timidi. Per averci aiutato a solennizzare questa serata con l'esecuzione cantata all'inno nazionale. Come già da qualche tempo, e io mi permetto di chiudere riprendendo due parole del discorso dell'intervento che il Presidente Mattarella ha fatto ieri sera al termine dell'esecuzione del concerto al Quirinale. Dice il Presidente Mattarella: in questo 2 giugno 2015 presenta qualche segnale di speranza, pur nelle difficoltà che permangono nella vita quotidiana degli italiani. Difficoltà che possono essere superate se vi è senso di coesione e di solidarietà. Nella nostra società vi sono tanti esempi di spontanea coesione, perché senza un'adeguata partecipazione e coinvolgimento dei cittadini la democrazia si impoverisce molto. L'isolamento e la solitudine provocano spesso paura ed egoismo e conducono a sconfitte. Occorre più solidarietà, più collaborazione. L'Italia ha tante energie vitali e positive. Per dar loro modo di esprimersi compiutamente occorre trasmettere fiducia e occorre più affiatamento. Con questo auspicio del Presidente Mattarella chiudiamo questa bellissima serata. Ringrazio ancora tutti per la partecipazione e vi auguro una buona notte.